Figari Andrea. Si trasferì giovanissimo a Genova, dove frequentò i corsi di pittura dell'Accademia Ligustica di Belle Arti diretti da Tamar Luxoro, sotto la cui guida si dedicò alla pittura di paesaggio, lavorando negli stessi luoghi degli aderenti alla cosiddetta corrente dei Grigi, a Carcare, in Val Bormida, nelle valli del Piemonte, ad Albaro e nel vicino quartiere di San Nazaro. Abbandonò in seguito i temi campestri per vedute della Riviera Ligure, soffermandosi su soggetti di pretto carattere marino, tanto da conquistarli la fama di grande marinista. Sue opere figurano alla Galleria d'Arte Moderna di Genova, alla Quadreria della Camera di Commercio di Genova, al Museo del Cairo.